Salve a tutti. Sì. Questo è un video di Griffin, ma non sono tornato solo per mostrarvi una griefata a server vuoto. Questo server che ho trovato utilizzando GriffBuddy è solo un pretesto per lanciare un messaggio importante. Purtroppo, come avevo previsto da tempo, la politica censoria della cancel culture è sbarcata su Minecraft con gli ultimi rilasci del gioco. Come infatti molti di voi forse sapranno, ultimamente Mojang e Microsoft hanno aggiunto a Minecraft un sistema di report automatico alle chat del gioco che permette di bannare da tutti i server premium quegli utenti che dicono parolacce o fanno attività discutibili utilizzando la chat. Tutto ciò ovviamente con la solita scusa di proteggere i bambini, ma possiamo tutti immaginare che un sistema del genere è facilmente suscettibile ad una valangata di abusi nel momento che un admin o un giocatore voglia vendicarsi su giocatori griefer o con cui non va d'accordo. L'hashtag Save Minecraft ovviamente ha subito preso piede sul web come risposta a questa mossa dello sviluppatore, che tuttavia non demorde nel voler rimuovere questa cosa dal gioco. In tutta risposta diversi utenti hanno disattivato questa funzione dai propri server, anche se in molti purtroppo rimane attiva. Ma perché lo sviluppatore è così reticente nel voler rimuovere questo sistema di ban automatico? Molto semplice. Oggigiorno chi controlla il web al fine di censurarlo ha capito che oltre ai social deve necessariamente controllare ogni spazio virtuale dove possano riunirsi gruppi che fanno critica al sistema. Per raggiungere questo obiettivo la tattica è sempre la stessa. Se tu sviluppatore non imposti dei filtri guidati da un'intelligenza artificiale sui contenuti che ospiti, diventi responsabile, sia civilmente che penalmente, di ogni abuso perpetrato utilizzando il tuo software. Ed è così che diverse piattaforme anche di gaming come Steam e Discord ed ora Minecraft si stanno adeguando a questo sistema dittatoriale simil cinese di controllo dell'informazione online. Faccio inoltre notare che, con il fallimento dei vari progetti ipercontrollati sul metaverso di siti come Meta, cosa potrebbe agli occhi degli utenti sostituire queste piattaforme? Esatto. I videogiochi. I videogiochi sono da sempre il vero concorrente incontrollato di ogni progetto di realtà virtuale, e pertanto vanno limitati. Poco importa che le misure di controllo facciano più danno che bene e che griefer e troll siano già efficacissimi nel perculare gli estremisti. La mania del controllo degli stati viene prima. Se volete vedere un esempio di quando noi griefer italiani abbiamo distrutto un server di fasci, vi basta andare a vedere la missione che avevo pubblicato tempo fa sul canale di Griefing Italia che trovate in descrizione assieme al tutorial per utilizzare GriefBuddy fatto da un nostro stimato collega griefer. L'unica cosa del mondo griefer, che ormai non riesco più a seguire con costanza, ma che mi ha fatto piacere, è vedere come finalmente qualcuno di voi abbia iniziato ad occuparsi anche di critica su argomenti spinosi come il femminismo fanatico, facendo anche un certo successo su YouTube e mostrando come sia possibile trollare, ergo, criticare qualcuno, anche fuori da Minecraft. Spero solo col tempo di rivedere questo ottimo youtuber di nuovo in azione anche sui server Minecraft, sempre sperando che a furia di trollare e griefare non ci bannino tutti, o che il successo del nuovo format non lo invoglia ad abbandonare del tutto il griefing, come peraltro accaduto anche a molti youtuber del passato. Io, anche se ancora non sono bannato, credo di essere già in lista nera per tutte le bestemmie che ho scritto in questi mesi nelle chat, tuttavia i crackhead sono ancora lì tutti per noi. C'è solo da sperare che non implementino anche delle intelligenze artificiali in grado di controllare non solo le chat ma anche il mondo di gioco, perché quella sarebbe davvero la fine delle nostre scorribande sui premium. Ad ogni modo invito tutti più che mai a fare un backup dei nostri contenuti su sistemi decentralizzati come ZeroNet, che riprenderò in mano anche io a breve. Prima di chiudere commento solo alcune voci di corridoio che sono girate negli ultimi mesi fra i griefers italiani. Per quanto riguarda Griefing Italia, sono convinto che chi non ha più tempo di occuparsi della community debba lasciare più spazio ai giovani, come ho visto che è stato fatto, ed inoltre credo sia giusto decentralizzare questo gruppo anche per renderlo più resiliente nel caso ci siano problemi di leadership, magari ritornando ai singoli gruppi di griefer o canali individuali, che a mio avviso non dovrebbero essere segreti o isolati.
Già il sistema fa di tutto con i suoi algoritmi per nascondere i griefer da YouTube e mi sembra stupido per i soliti litigi idioti isolarsi ancora di più creando canali segreti o gruppi, fra virgolette, esclusivi. Sono sicuro che anche stavolta, nonostante tutte le avversità e gli ostacoli, riusciremo a trovare una nostra dimensione, anche fuori da Minecraft, se questo gioco ci diverrà ostile. Detto questo, vi do il solito arrivederci alla prossima, sempre che non mi bannino.